Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Noisy Boy e benvenuti in questo nuovo e particolare video. Oggi parleremo di un argomento super super richiesto sul mio canale. In ogni video ci sono almeno due o tre commenti che chiedono questa cosa qua. Sicuramente molti di voi avranno cliccato apposta perché sono curiosi come delle bertucce. Effettivamente ci sta, anch'io l'avrei cliccato. Oggi parleremo dei pregi e difetti della signorina che abbiamo alle nostre spalle, MT-09 del 2018, che possediamo da ben 2 anni e mezzo, ma anche quanto mi è costata e quanto costa attualmente. Dunque, ecco, ci siamo arrivati. Però, dato il tempo osceno, io declinerei la scelta di farci lungolago optando per un Colle Brianza. Tanto sempre di curve parliamo, quindi cambia poco e niente. La pioggia non la vogliamo, di conseguenza vi porto dove ho grattato la prima volta il ginocchio con la 07, che tra l'altro è da dove deriva il logo del mio canale. Nella norma. Ma perché così isterica l'hanno fatta, mi chiedo io. Ma può essere così assurda questa moto? Ma come fai a uscire così da ogni curva, ogni piccola bastarda, guarda. Attenzione, curva dove Noisy ha fatto la foto profilo. Eccola qua. Devastante. Non so come ho fatto a grattare il ginocchio lì, che è una roba impossibile con l'asfalto che c'è, però. Ma veniamo a noi! Devo concentrarmi perché quando mi gaso troppo. Che guida ignorante e sporca con questa moto, incredibile. Sfiderei chiunque a guidare pulito. Allora, iniziamo dai pregi. Ah, che bella queste curve. Allora, i pregi di questa moto. Punto 1, qualità-prezzo, ragazzi. Qualità-prezzo con soli. Soli. Che cazzo dico soli? Con 9.000 euro circa vi portate a casa un 3 cilindri 8,50 da 115 cavalli. Per 180 kg di moto vi assicuro che viaggiate come degli animali. Sempre come pro aggiungerei il motore. Io non ho mai provato un 3 cilindri così divertente, ragazzi. Veramente fulmineo. Sin da subito, dove altre moto di competitor, seppur anche belle, dormono, tipo ai regimi bassi, è assurda la velocità con il quale prende giri. Per divertirci di più e sfruttare al meglio abbiamo anche 3 mappe motori divertentissime. Io giro sempre in standard, non lo nascondo. Qualche volta metto anche la mappa sport, ma devi anche essere un po' preparato perché diventa veramente tanto arrogante. La mappa B invece l'ho utilizzata sì o no 2 volte in condizioni di pioggia, proprio perché è stata concepita come mappa rain. Continuando, un altro pregio che mi piace. Oh sì, è questo cambio elettronico. Io ne ho sentiti di cambi elettronici, ma così ignoranti mai, che fa proprio vrton. Altri punti fighi sono sicuramente i tagliandi, con dei costi relativamente bassi, quindi effettivamente è una moto che costa poco di manutenzione. Ultimo pregio che adesso mi viene in mente è proprio l'ignoranza che risiede dentro questa moto. Cioè, è qualcosa di fenomenale. Non vi nascondo che a me questo genere di moto piace proprio per questo. Cioè, è arrogante. A me la moto deve un po' dare quella botta che non ti aspetti, che spesso viene trascurata nelle moto attuali, perché si tenta sempre di cercare l'erogazione perfetta, lineare, pulita. Ma chi cacchio piace? Cioè, il motociclista deve essere un po' ignorante o no? Devo sentire quella sensazione dentro che mi viene voglia di usarla. E con una moto che ha un motore che fa proprio noioso o no? Sono io che sono strano. A me questa moto fa impazzire proprio per quello. Cioè, è assurdo. Il motore è cafona. Senti che roba. Cioè, è ignorante effettivamente, no? Ma passiamo al punto critico. I difetti. I difetti di questa moto. Lo so. Lo so, non tutte le ciambelle escono con l'ubuco. Uno dei difetti peggiori e devastanti di questa moto, che ti viene proprio voglia di venderla domani, sono le sospensioni. Sono proprio quelle. Quella cosa che abbiamo sotto le chiappe, che si chiama mono ammortizzatore, che è palesemente inappropriato. Infatti Yamaha questo lo sa e ha creato la 09 SP. Tornassi indietro al momento dell'acquisto, sì, investirei quei 1000 euro in più per prendermi la versione SP. Noisy, è meglio la 09 SP o la 09 normale? Con determinazione vi rispondo sempre SP. Ma passiamo al secondo difetto, l'ammortizzatore di sterzo, che è inesistente. L'ammortizzatore di sterzo è quello strumento che ti consente di non avere vibrazioni anomale all'anteriore ed evita anche lo sbacchettamento, che purtroppo qua, ragazzi, è molto ma molto frequente. Ma adesso arriviamo al punto. Quanto costa questa 09? Quanto mi è costata in questi 2 anni e soprattutto quanti accessori ha su? Finalmente, piccola Bertuccia che mi segui, saprai tutti i costi. Oh, perfetto.
molto bene. Direi che location migliore non potevo trovarla. Arriviamo al dunque. Siccome ho la memoria di un pesce rosso, mi sono segnato tutte le cosine che ho da dirvi. Anche perché non mi ricordo il mio compleanno, figurati tutta questa lista. Allora, iniziamo da tutti gli special parts che ha la moto. Punto 1. Il wrapping. Un wrapping del genere realizzato ad hoc, 650 euro. Qua abbiamo dei bellissimi paramotori della Givi che ci permettono di tenere in sicurezza il motore in caso di caduta. 130 euro. Proseguiamo con l'incredibile bidisco della Breaking da 300 mm abbinato con il suo disco posteriore e i tubi in treccia. Totale del lavoretto 590 euro per i dischi e circa 40 euro per i tubi in treccia. Proseguiamo con la seguente pompa della Breaking radiale da 19 mm da 170 euro. Il fantastico manubrio rizoma nero con piega un pochino più bassa rispetto all'originale, anche lui 100 euro. Kit per alleggerire il portatarga della Yamaha originale 150 euro abbinato con il kit di frecce Litec a LED. 150 euro per il portatarga, 80 per frecce e resistenze. Qua dentro abbiamo il cervello della 09 con mappa motore dedicata e centralina di conseguenza rivista da Beppe Russo o Peppo Russo, non mi ricordo mai. Link in descrizione. 250 euro di mappa. Sempre da Beppo Russo ho voluto installare il blipper. 400 euro di blipper. Però è figo. È la cosa più figa del mondo. Soldi ben spesi. Così da rendere il quick shifter sia up che in down. Kit trasmissione Sunstar, catena, corona e pignone, 150 euro. Per chi non sapesse, Sunstar è il colosso mondiale di cui fa parte anche Breaking. Vi mostro anche l'incredibile chicca che Yamaha Valley Moto di Lissone mi ha installato. Per l'esattezza, grazie Marco. ABS disinseribile. Molti di voi quando mi fermano mi chiedono: ma che cos'è questo tastino qua, Noisy? È il famoso ABS disinseribile. Installato appositamente per le pistate, perché come ben sapete, se lasci l'ABS acceso vai lungo sicuro. Di conseguenza l'abbiamo reso disinseribile. Questo lavoro in realtà non so bene quanto costi. Provate a informarvi se vi va. Manopole 20 euro. Vabbè. Cazzatina. E contrappesi rizoma 30 euro. Ma arriviamo dunque. Quanto valgono tutti gli accessori complessivamente della 09? Facendo una stima di calcolo complessivo, raggiungiamo la soglia di 2600 euro di accessori. E quando vai a rivedere la moto usata, secondo te quanto valgono? Bravo. Ad ogni modo passiamo adesso alla parte più noiosa e burocratica. Costo della benzina più o meno per ogni giro in moto dai 30 ai 50 euro al giorno. Dipende quanto apri e quanto fai il pirla e quanti chilometri fai ovviamente. Se usi sempre la mappa sport consuma di più. Le gomme di serie sono delle Bridgestone S22 Batlax che io personalmente apprezzo e monto sempre. 280 euro montate barra 300 ogni 5 o 6 mila chilometri. L'unico difetto effettivo è che quando fate tanta autostrada come me per spostarvi sui laghi o sui passi di montagna, al centro diventano veramente delle gomme delle auto piatte. E sì, le ho usate anche in pista e mi trovo da Dio. Tra l'altro mi piacerebbe cambiarle, perché è da anni che utilizzo sia sulla 07 sia sulla 09 le stesse gomme. Mi piacerebbe provare le Pirelli rosso corsa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per il bollo sono circa 100 euro l'anno. L'assicurazione dipende ovviamente da tantissimi fattori. Io più o meno sono sui 600-700 euro l'anno. Una fucilata devastante. Fatemi sapere voi quanto pagate l'assicurazione nel caso condividete qua il vostro link e la vostra assicurazione. Quindi ora piccole Bertucce che sapete tutte queste informazioni, secondo voi quanto può valere la 09? Fatemelo sapere con un bellissimo commento e mettete un like se vi è piaciuto questo video. Vi ricordo che se volete iscrivervi è gratuito, basta cliccare il pulsante iscriviti. Io direi che per questo video è tutto, spero di essere stato abbastanza esaustivo. Se avete altre domande o richieste scrivetemelo qua nei commenti. Da Noisy Boy e dalla 09 è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Bella raga! Come fai a non amarla? Come fai a non amarla? Vabbè.